maltempo ha condizionato largamente il girone B, dove ben 4 sono stati gli incontri rinviati per la neve. Della pausa, che ha interessato anche squadre dei quartieri alti della classifica, hanno saputo approfittare del terzetto di testa soltanto il Catanzaro, che dopo 5 turni torna in vetta alla classifica, dove affianca il Palermo, ed il Messina, che battendo la Casertana aumenta il vantaggio su quelle che sono le sue più immediate inseguitrici. Il mancato successo del Palermo, che pur tornando finalmente alla favorita contro la Cavese si è dovuto accontentare del nulla di fatto, rappresenta uno dei risultati a sorpresa della giornata, anche se Viciani, da appena qualche settimana nuovo trainer dei campani, alla vigilia non aveva fatto mistero dei propositi di riscossa della sua squadra. Del mancato successo del Palermo, dicevamo, ha approfittato il Catanzaro, che ha sfruttato invece a pieno il turno interno, piegando, sia pure di misura, la Ternana. Le immagini che state vedendo si riferiscono appunto alla gara giocata tra giallorossi calabresi ed umbri, oggi maglia bianca, all'insegna di un ricordo non molto lontano della Serie A. Ecco intanto le immagini che si riferiscono alle 3 reti che hanno deciso la gara. Va in vantaggio per prima il Catanzaro, con questo gol di Lorenzo a conclusione di un doppio scambio Pedrazzini-Surro. I calabresi bissano poi con Musella, direttamente su calcio di punizione, la rete della Ternana infine su autogol del libero Sassarini. Si è giocato su altri 2 campi soltanto, quello della Salernitana, dove il Monopoli ha ottenuto il suo 8° pareggio stagionale, e su quello del Casarano, ove la Regina ha conosciuto l'8ª sconfitta stagionale, rendendo ancora più difficile la sua posizione in classifica.